Buongiorno ragazzi e bentornati con Demon e con Messia. Eccoci qua. Allora, oggi siamo qui per parlare di un gioco fantastico, secondo me. Si chiama CSGO Global Offensive. E quindi questo è un gioco classico nel suo genere, diciamo, il classico sparatutto, in cui si gioca a squadre, 5 contro 5. Ci sono i terroristi e ci sono gli antiterroristi. Il bello di questo gioco è che è veramente bilanciato, cioè nel senso non si possono shoppare armi più potenti, si può solo scegliere tra una serie di armi che sono a disposizione di tutti, per cui il gioco è veramente bilanciato, vero Demon? Eh sì ragazzi, questo gioco è veramente bello proprio per questo, che ha un buon equilibrio fra il livello di ogni singolo player e in più le armi sono per tutti uguali, che giustamente voi acquistate durante ogni partita dove andrete a spendere i soldi che vi viene accreditato. E quindi insomma questo gioco ragazzi, essendo bilanciato, porta fuori veramente l'abilità del singolo giocatore. Quando uno ti ammazza, tu sai che l'altro che ti ha ammazzato è stato più veloce, è stato più bravo, non ci sono cazzi. Ti puoi incazzare, puoi fare rage quit, puoi fare quello che vuoi, ma alla fine la verità è questa. Quindi da questo nasce tutto un mondo, che è quello di CSGO, appunto, che ha tutta una serie di community, giocatori, tornei che ruotano attorno a questa cosa, che è un mondo molto, molto florido, molto pieno di player, di gente da tutte le parti del mondo, e questa cosa crea tutta una competitività estrema, diciamo, e anche la nascita di numerosi team professionali, quindi la cosa è molto interessante, soprattutto per noi che siamo una giovane community e due giovani youtuber che si avvicinano a questo mondo che è veramente vasto, diciamo, nella sua gamma, diciamo. E quindi qui avremo modo di seguire dei giocatori professionali adesso, stiamo seguendo Nip Nip, abbiamo già visto che ha fatto parecchie kill, guardatelo, micidiale, ha una mira mostruosa, ma in realtà non è tanto questo ragazzi, non è la mira, è conoscere le mappe e avere una tattica. È un gioco di squadra perché si gioca in 5, quindi quando un giocatore acquisisce una buona mira, un'ottima conoscenza delle mappe, come vediamo adesso, se Nip Nip ha appena fatto la kill oltre la porta, poi corre direttamente dall'altra parte e tira sicuramente una granata, qualcosa per coprirsi. Ecco, questo momento mi piace a me, è molto figo quella tecnica di buttare il fumo, sì. E stare lassù e fare il muro, no? Esatto. Qui lui la usa molto, no? Vedete, tira la granata, si apposta, guardalo, pa 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 pa, letale, due kill, non ci sono cazzi. Quindi cosa vuol dire saper giocare ragazzi? Vuol dire avere una buona mira, ma non essere essenzialmente un killer, uno di quello che shota al primo colpo. Sì, beh, la pratica è fondamentale, diciamo. Però quello che è importante in questo gioco è conoscere molto bene le mappe e avere un buon gioco di squadra. Ed è questo quello che vogliamo proporvi. Il nostro progetto è proprio questo, cioè analizzare il gioco nelle sue varie forme, analizzare le mappe, eccetera, eccetera, analizzare i vari suoi aspetti e metterli a vostra disposizione. Come? Con una scuola, ragazzi, una vera e propria scuola, con giocatori professionisti del genere, quindi abbiamo uno, ma ne avremo tanti in realtà, perché li stiamo selezionando. Esattamente, come dice Demon, abbiamo un professionale, un team che vince tornei a livello nazionale, ma non solo, anche internazionale, gente che veramente sa cosa può, li vediamo in opera adesso. Questa è una kill, non si, io neanche ho visto dove ha sparato. Oh, l'ha seccato. Tante volte guardo queste scene e dico, ma come cazzo ha fatto beccarlo? Io non ho neanche visto il fotogramma. Quel secondo, basta un secondo. Poi con questa arma. Bam! Qua, cioè... coltellata alle spalle. Questo è conoscere le mappe, ragazzi. Cioè, butti una granata da una parte, corri dall'altra. Però se conosci molto bene la mappa, sai come farlo, fai delle kill fenomenali. Se non sai farlo, sei il classico nabbo che non sa giocare. Ecco, noi vogliamo mettervi a vostra disposizione queste cose qui. Come degli insegnanti, dei top pro giocatori di CSGO. I quali praticamente vi addestreranno in delle lezioni private con voi,
sul nostro tutto server. Questo sarà chiaramente sul nostro server. Bravo Demon, perché mi dimentico le cose. Abbiamo un server dedicato a 128 tick. Per i professionisti, 128 tick, lo ripeto, è la velocità degli FPS raggiungibili. Se praticamente non c'è assolutamente nessun tipo di lag, è fatto un server professionale per giocare a CSGO proprio. E in questo server praticamente vi metteremo a guarda questa, alla prova guarda questa. I nostri insegnanti. Guarda questa qui. E mi se lo vedi. No, non lo vedo. Bellissimo. È morto. Sì, quello sì. Ecco, qua è stato un malinteso, dai. Però la prima è stata bellissima, cioè. Seccato. Ecco ragazzi, questo vuol dire saper giocare. Guarda. Oh, ne ha fatto flash, un 3. Sì, ha ceccato. 1 2. Vabbè, qua. No. Ecco. Beh, succede. Boh, Dopo aver ammazzato mezza squadra. Ragazzi, che anche i professionisti muoiono, non è che vi stiamo dicendo che questi sono maghi del gioco. Semplicemente conoscono molto bene le mappe, si organizzano in team di 5 coordinati, uno va dietro, l'altro a sinistra, uno lancia flashbang in quel punto, l'altro in quell'altro, uno va avanti dritto, l'altro copre, e sono letali, guardate qui, morti, cioè, ne hanno fatti fuori 3. Cioè, non ci sono cazzi, questi giocano di squadra, cioè, no? noi vogliamo mettere a vostra disposizione questo, ragazzi, vogliamo mettervi gli insegnanti che vi prendono. E vi insegnano tutto, non sarò io a farlo perché io sono un nabbo in questo gioco. Anche io, guarda. Già bene. Però se parliamo di gente veramente preparata come Nip, che è solo uno degli insegnanti che avremo a disposizione, ne avremo un team intero, sono 5 professionisti. E vi porteranno con loro a giocare nei server e anche nelle partite multiplayer, ragazzi. Questo vuol dire che potrete avere anche qualche piccolo vantaggio nell'avanzare di livello giocando con questi giocatori professionisti che vi aiuteranno un pochettino a fare carriera all'interno del gioco, ma soprattutto mi insegneranno i trucchi del mestiere. Per cui siamo qui ad invitarvi a venire nella nostra community, che vi ricordiamo si chiama Survival Game Italia. A breve avremo anche una pagina web dedicata. Per il momento abbiamo un TS e svariati server di gioco: Ark, Rust, 7 Days to Die, Reign of King, CSGO, ma anche molti altri, perché ci stiamo espandendo, siamo già in tanti con il TS che ci divertiamo, per cui questo vuol dire che basta che guardate sul canale YouTube dove è il nostro TS, è scritto tutto lì, ragazzi, basta guardare, è scritto dove abbiamo il TS, dove anche nel video Facebook. Potete mettere un commento, volete contattarmi? Scrivete un commento qua sotto e io vi chiamo personalmente, vi trovo su Steam, ci troviamo e parliamo di questo progetto. E se volete fare le lezioni, vi mettiamo a fare le lezioni con questi signori del gioco. Beh, giustamente tutte sì, abbastanza. Tutte le informazioni saranno, diciamo, dette privato e tutto quanto nel nostro TS, giusto? Esatto, potremmo parlare a quattro occhi e creare delle situazioni anche su misura per voi. Quindi tutti quelli che hanno voluto fino adesso imparare, vi aspettiamo con noi. Mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!